A Vinitaly abbiamo incontrato una collega che arriva da Londra. Questa collega si chiama Michelle Char, giusto? Michelle Char. Io parlo l'italiana, quasi la siciliana, no? Dunque, intanto parla molto bene italiano. E a questo punto le chiedo, come mai parli così bene italiano? Sono tanti anni che abito in Italia, ho fatto gli studi in Inghilterra, ma poi diciamo, ho passato mezza vita in Italia. L'Italia per me è la mia patria, è la patria che io amo di più. E ami anche il vino? Moltissimo, sempre amato il vino. E ho la fortuna oggi di lavorare da diversi anni proprio nel campo del vino. Ti sei appassionata al vino e in particolare di quello italiano. Difatti, da un po' di anni a questa parte, tu sei una consulente importante per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Di vicinissimo diciamo, quella parola. Del vino siciliano. Pensi per me che non sono italiana. Quindi, pensa io che cosa ho fatto. Ma faccio questa brutta figura davanti a chi ci sta guardando. Pazienza. Allora, qual è la tua funzione a questo punto? Tu stai quindi promuovendo il vino per farlo uscire da questa bellissima isola. Sì, io sono da più di un anno consulente per l'Istituto regionale della vite e del vino per i loro programmi di internazionalizzazione. Che bravo, l'ho imparato, più bravo di me. Dopo un anno e mezzo l'ho imparato questa parola. Praticamente quello che faccio è che organizzo con partners esteri programmi all'estero come in Brasile, Hong Kong, Londra, Polonia, USA, per promuovere il vino siciliano e per portare importatori e stampa estera in Sicilia per fargli vedere il territorio. Questo è un aspetto che io penso che è molto importante, non soltanto portare fuori i produttori per farli vedere le realtà dei mercati esteri, ma di portare dentro importatori, il settore operativo diciamo, del mercato per farli conoscere il territorio. E penso che la Sicilia abbia molto, molto da far vedere. Quando tu sei a cena con gli amici a Londra, immagino che beviate anche del vino siciliano. Però qualcuno ti dirà, ma io l'ho comprato in un certo negozio, presso un supermercato, ma non era così buono come quello che mi porti tu dalla Sicilia. Come possiamo risolvere questo problema e cioè far arrivare il vino buono al consumatore finale, perché sappiamo che il vino siciliano è buono? Sì, no, questo è molto vero. Purtroppo fuori nel mondo c'è tantissima competizione, c'è una competizione ovviamente sappiamo tutti dai paesi del mondo nuovo, perciò è molto feroce questa competizione. Quello che la Sicilia deve fare è fare più promozione possibile, perché se loro non si espongono il mercato operativo non, cioè, ha difficoltà nel conoscerlo. Sì, vengono in Sicilia, però la Sicilia deve fare tutte le promozioni possibili. Facendo più promozione si dilarga di più l'export e con maggior export c'è maggior possibilità per il consumatore. Parliamo di Vinitaly. Vinitaly è una vetrina forse la più importante al mondo, sicuramente per i vini italiani. Che cosa vorresti che la fiera facesse, ovviamente dal tuo pulpito, dall'esterno dell'Italia? Quali sono le cose che bisognerebbe fare? Ma è molto difficile perché la fiera deve essere strutturata, diversa da come è strutturata e non vedo quale altre cose può fare. Certamente degustazioni, fare i workshop con i buyers esteri, invitare, assistere nella promozione dei vini di tutte le regioni. Questo è quello che può fare e può sicuramente migliorare tutte le strutture, come in tutto c'è sempre possibilità di migliorare. Sulla stampa inglese in questi giorni, a che numero di pagina è una notizia su Vinitaly? Una notizia su Vinitaly non credo che ci sia assolutamente, non c'è, anche perché le riviste del settore
parlano di vino, ma parlano di vino nel contesto di un profilo su una regione. Sì, magari un giornalista viene al Vinitaly e magari si concentra su dei vini di una particolare regione, allora poi ovviamente esce fuori che la degustazione è stata fatta al Vinitaly, ma parlare del Vinitaly in sé... Quindi diciamo che sui mezzi stampa, dalla carta alle TV a qualunque altro, diciamo non parliamo di web, cioè è un discorso credo a parte, all'estero Vinitaly è visto? Non è visto? Si parla di vino? Non no, si parla proprio del... Vinitaly è visto all'estero perché chi importa vino italiano è la fiera più importante del vino che c'è, perciò tutti gli importatori che hanno del vino italiano nel portfolio, che vogliono ampliare questo portfolio di vino italiano, ovviamente vengono al Vinitaly, questo è sicuro, ma che poi la stampa ne parla è una cosa legata a un settore specifico, non fa, diciamo, non è una notizia mondiale. Ti ricordi il primo bicchiere di vino che hai bevuto? Il primo assaggio? Certo, era il Lambrusco, infatti i miei genitori che mi hanno educato a bere vino a pasto anche da piccola, la possibilità, ovviamente Lambrusco era il vino che mi piaceva di più perché era un po' dolce, frizzantino dolce. Perciò quando loro uscivano e mi lasciavano con la babysitter, se io non avevo il mio bicchiere di Lambrusco erano guai, era l'unico modo che io potevo essere, diciamo, tenuta in ordine. Però a questo punto ti chiedo quanti anni avevi? Diciamo 8-9 anni. Però, buona educazione. Però. E poi sei passata ai vini siciliani. Beh, certo. Allora, a questo punto qual è il vino siciliano che ami di più? Il vino siciliano che amo di più? A me piacciono molto i vini dell'Etna, non per tendenza. So che oggi c'è grandissima tendenza per l'Etna, ma non è solo tendenza. È perché veramente credo che i vini dell'Etna hanno una marcia in più, hanno un'eleganza, una profondità di espressione che piace a me, che piace al mio gusto. Poi ovviamente ci sono anche tanti neri d'Avola che mi piacciono molto, non voglio nominare le aziende singole perché non penso che sia giusto, ma ci sono ottimi neri d'Avola di diversi territori, ma quelli verso Ragusa. Mi piace anche molto il Cerasuolo di Vittoria perché è un vino molto versatile, è un vino che si può abbinare bene sia con pesce sia con piatti più leggeri, e poi mi piace molto il Grillo come vino bianco, è un vino che è strutturato, di carattere, è un vino che mi piace molto. Vogliamo fare un appello ai colleghi giornalisti stranieri, anche in inglese, per dire: ragazzi, se volete conoscere il vino italiano dovete venire qui. Fine. So to all those who love Italian wine, and especially to the press, the best way to discover Italy and the best way to discover its wonderful regions is to come and visit Italy.